Dottor Renato Mantegazza, presidente dell'associazione AIM, Associazione Italiana Miastenia. Che attività svolge? L'associazione AIM è un'associazione di volontariato dedicata fondamentalmente alla diffusione della conoscenza di questa malattia, che è una malattia rara e quindi poco conosciuta anche presso i medici. Si occupa anche di supportare l'attività di ricerca, sia ricerca clinica che ricerca di laboratorio. L'associazione quindi ha al suo interno sia ricercatori che caregivers e pazienti. È importante che ci sia questa sinergia? È assolutamente necessario. Le malattie rare sono sempre malattie complesse, con molte sfaccettature di cui bisogna tener conto, bisogna essere aggiornati sul piano scientifico e bisogna far sì che sia i pazienti che i caregivers capiscano esattamente qual è la situazione e come si gestisce al meglio questa malattia. Ci sono varie tipologie di miastenia, quali sono? Al momento attuale conosciamo tre principali tipi di miastenia. Miastenia che si distingue sulla base dei diversi tipi di anticorpi. Poi c'è una miastenia che è sieronegativa e poi c'è una miastenia su base genetica. Quindi abbiamo tre grossi filoni su cui naturalmente siamo impegnati, perché può essere molto complicato arrivare a una diagnosi precisa. Quali sono i dati? Si tratta di patologie rare o poco conosciute o poco diagnosticate? Ma oserei dire che si tratta di tutte e tre le problematiche. Sicuramente è una malattia rara, sicuramente poco conosciuta e sicuramente diciamo così, pone dei problemi di tipo diagnostico. E quindi quello che è necessario è avere centri di riferimento in cui i pazienti, a cui i pazienti possano riferirsi per gestire al meglio le loro problematiche. Quali sono i sintomi da non sottovalutare? Ma i sintomi da non sottovalutare sono essenzialmente la visione doppia, la caduta della palpebra, una stanchezza abnorme e difficoltà a deglutire. Questi sono quattro aspetti molto importanti della malattia. Hanno una caratteristica: non sono sempre presenti e questo crea molti dubbi, ad esempio nei medici di medicina generale che non conoscono l'andamento. Invece questa fluttuabilità dei sintomi è proprio caratteristica di questa malattia.